Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing Care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi. Su Radio Isav, Mondo SLA. Mondo SLA con Lorenzo D'Andrea. Come già preannunciato in precedenza, do il benvenuto ai microfoni di Radio Isav alla dottoressa Gabriella Bosco. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, dottoressa, lei è medico chirurgo, specialista in scienza dell'alimentazione, ha svolto negli anni anche consulenza per l'INPS e l'INAIL e durante gli anni della specializzazione ha collaborato con la diabetologia, pneumologia, nefrologia, reumatologia, l'ambulatorio ipertensione, seguendo costantemente l'ambulatorio della celiachia e delle malattie croniche infiammatorie dell'intestino facenti capo alla gastroenterologia. Poi ovviamente lei insegna anche e nell'ultima parte, ma che poi non è l'ultima perché è anche molto preparata su questa, è riservata a dedicarsi ai pazienti in assistenza domiciliare integrata. Parliamo dell'ADI. La prima curiosità che mi viene in mente anche per i nostri radioascoltatori che ci stanno seguendo fuori dall'Abruzzo è come si è interessata ai pazienti ADI, come è entrata a far parte di questo mondo. Allora, io ho avuto la fortuna di essere stata invitata ad occuparmi di questa disciplina, di questo settore, dal coordinatore di Medicasa e non è che è stato un invito che ho preso a cuor leggero, perché in questo sono sempre stata molto molto coinvolta, cioè l'aspetto familiare della gestione alimentare di un paziente. Nel mio caso, stando nell'ambulatorio obesità nell'ospedale di Chieti, mi rendevo conto anche di un paziente, tra virgolette, autonomo, che comunque doveva seguire un piano di rieducazione alimentare, mi rendevo conto di quanto fosse importante la gestione familiare di quel paziente anche, quindi non solo sua autonomamente. Ancora di più per quanto riguarda il paziente in assistenza domiciliare, ancora di più quando si tratta di un paziente disabile. Quindi ho accettato di buon grado per cercare di dare un aiuto e di questo mi sono sempre preoccupata, cioè nel senso, ecco, non mi va di andare a casa del paziente e non essere di aiuto io principalmente, quindi è stato un invito che io ho preso soprattutto diciamo in partenza con uno scopo di vicinanza. Eh sì, vicinanza e ha centrato anche benissimo il discorso per quanto riguarda la SLA, vicinanza non solo al paziente ma alla famiglia. In questa puntata sabato 12 marzo noi faremo con lei praticamente un quadro generale sull'alimentazione dei pazienti, sia dal momento della diagnosi fino ad arrivare al momento successivo dell'installazione della PEG. La prima domanda che voglio farle è questa. Cioè, come si adatta l'alimentazione di un paziente quando si hanno i primi problemi di disfagia? Questo è un momento molto importante, cioè accorgersi, diciamo, che c'è questo problema nella deglutizione, e perché la disfagia come definizione è proprio questa, cioè la difficoltà a deglutire. E purtroppo questa deglutizione può essere compromessa sia dalla debolezza muscolare sia da alterazione dei meccanismi riflessi, quindi soprattutto quando parliamo di paralisi bulbare o pseudobulbare, e va bene, questo diciamo che poi è quello che riguarda proprio la eziopatogenesi della SLA. E la disfagia è un momento, diciamo, proprio importante, perché noi dobbiamo intervenire il prima possibile per evitare le complicanze. La più pericolosa è proprio la polmonite ad ingestis, e quindi capire prima di tutto, per quanto sia possibile, il più a lungo possibile, quello sì, l'alimentazione per via naturale, cioè sfruttando il canale alimentare che parte dalla bocca e arriva nello stomaco e poi procede nell'intestino con l'assorbimento dei nutrienti. Noi sappiamo che le forze coinvolte nell'alimentazione
sono sostanzialmente cinque, perché c'è la forza di compressione della lingua e del palato, quindi il cibo viene deformato dalla pressione tra la lingua e il palato, la forza di adesione, che è il contatto del cibo con il palato, la tensione, cioè è una forza di trazione meccanica del cibo fatto proprio dalla muscolatura della bocca e del faringe sul bolo che progredisce, e poi c'è il taglio e la frammentazione, quindi gli incisivi che intervengono nella sezione del cibo e i molari, quindi parliamo proprio dei denti, nella frammentazione e nello sminuzzamento degli alimenti. Questa è la parte precedente al momento in cui il cibo viene mandato in esofago. Quindi è già qui il problema, cioè se noi ci accorgiamo per esempio che la masticazione, comunque cioè il cibo continua a rimanere per troppo tempo in bocca e il paziente a volte se ne accorge o non se ne accorge, cioè non riesce proprio a mandarlo giù. Questo è un momento molto importante perché il familiare, ecco in questo momento è già il familiare, deve rendersi conto che c'è questa problematica. E quindi noi cosa dobbiamo fare? E per facilitare il progredire del bolo alimentare in esofago, dobbiamo renderlo, diciamo, meno masticabile, ecco, però comunque far funzionare questo canale. Quindi è importante poi andare a rendere la consistenza del cibo favorevole a questo passaggio. Quindi si raccomanda di non utilizzare per esempio cibi liquidi, per esempio, quindi formare anche con l'aggiunta di addensanti, farine latte, creme di riso, formare degli alimenti, dei cibi che sono semplici poi da deglutire e quindi comunque fornire quello che serve, per esempio nei tre macronutrienti principali, i carboidrati, le proteine e i grassi, la fibra, cosa fondamentale soprattutto per questi pazienti, e soprattutto un apporto idrico adeguato. Questo si fa anche attraverso la frutta, la verdura e tutte queste soluzioni, diciamo, che rendono intanto utilizzabile il canale alimentare, fino a quando sia possibile utilizzarlo e bene farlo. Ok, dottoressa, precisissima. Noi facciamo un break, ci ascoltiamo una canzone e poi rientriamo. Lo facciamo perché siamo guidati dalla pura passione per il nostro lavoro. Radio ISAB. Radio ISAB. Io sono ancora vivo. In diretta su Radio ISAV, sempre con la dottoressa Bosco, stiamo parlando di alimentazione post-diagnosi, ma anche di alimentazione post-PEG. Nella prima parte della nostra mattinata insieme abbiamo parlato dell'alimentazione quando si hanno i primi problemi di disfagia. In questa seconda parte parleremo invece dell'alimentazione dopo l'installazione della PEG. La domanda che voglio fare alla dottoressa Bosco è proprio questa, cioè quale alimentazione scegliere tra quella naturale e artificiale quando poi abbiamo una PEG? Nel momento in cui viene installata una PEG, noi dobbiamo favorire un'alimentazione che sia il più appropriato possibile, sia al presidio scelto, che è fondamentale perché la PEG ci assicura la salute del paziente perché evita il rischio di polmonite abingestis per problemi legati alla deglutizione, alla disfagia, e quindi facciamo in modo che la PEG funzioni bene. Questo è diciamo il fulcro di questa risposta che sto per darvi. Evitiamo di frullare gli alimenti e metterli nella PEG. Questo è una cosa che io chiedo veramente ai familiari, ma a favore dei loro assistiti, dei loro cari, perché capisco che magari all'occhio di una moglie, di un marito, di un figlio, sia difficile pensare che quella
diciamo quella soluzione liquida che si mette nella PEG che gocciola diciamo o dalla Nutripompa o dalla sacca sia così sostanziosa e non lo sia invece più un frullato di carne, ecco. Però fidatevi perché i preparati che ci sono oggi sono fantastici. Ci sono tutte le aziende che si occupano di nutrizione artificiale fanno in modo che il paziente riceva tutto quello che serve e soprattutto nella formulazione giusta, perché il paziente che ha una sofferenza respiratoria, perché purtroppo la SLA questo lo comporta in primis, per debolezza dei muscoli respiratori, per problematiche legate appunto alla patologia dei motoneuroni, ha necessità di avere un minor apporto di carboidrati rispetto ai lipidi, per esempio. E quindi questo, se noi ci ostiniamo per esempio a fare dei frullati con la pastina, col semolino, non è detto che con l'attenzione che noi possiamo mettere, riusciamo a bilanciare le percentuali giuste, perché il quoziente respiratorio che viene dal metabolismo dei lipidi è sicuramente migliore di quello che viene dal metabolismo dei carboidrati, che liberano molta più anidride carbonica, che per il nostro paziente affetto da SLA è sicuramente dannoso. Quindi le composizioni che ci sono oggi per la nutrizione adatta alla PEG contengono tutto quello che serve, fidatevi perché soprattutto ci sono anche dei preparati che contengono già delle percentuali di fibre che sono fondamentali sempre per loro, perché purtroppo vanno incontro ad episodi di stipsi legati questi episodi anche lì al problema della defecazione che purtroppo non ha l'accompagnamento dei muscoli, sia intestinali che addominali, che favoriscono l'evacuazione. Dottoressa, una domanda per chi invece pensa che l'alimentazione artificiale sia piena di conservanti. Che cosa rispondere? Allora, questo è una triste paura, perché è vero che ci possono anche essere dei preparati che ne favoriscono, diciamo, la durata, ma nel momento in cui vengono utilizzate le sacche, hanno una durata stabilita anche dal medico stesso, dal dietologo che va a casa del paziente e dice questa bottiglia, questa sacca, questo preparato di 500 ml o di 1000 o di 1500 deve andare giù in tot tempo. Ecco, quello anche noi, anche per via alimentare normale, noi che non siamo affetti da SLA, consumiamo comunque qualcosa che contiene, non so, delle sostanze, dei preparati buoni che però ne aumentano la cosiddetta shelf life, cioè la vita di scaffale. Quindi è normale avere delle cose che ne prolunghino la durata nel momento in cui devono essere comunque tenute in magazzino o comunque in attesa di essere utilizzate, ma non sono delle cose dannose o che fanno male o che peggiorano assolutamente la vita del paziente. Questo no. Non mi sento proprio di Di avallare questa tesi, condividerlo, no, ma ok? assolutamente no, assolutamente no. Cioè, cerchiamo di non avere timore di cose che invece sono scientificamente provate a vantaggio del paziente, perché Sì. altrimenti, ecco, cioè, è come quando le persone vogliono mangiare biologico perché le cose invece che arrivano dal mercato, chissà che cosa contengono. Non è detto che ci possa essere una coltivazione biologica al 100%. Su questo nostro pianeta Terra è molto difficile. Certo, bisogna sempre cercare il meglio, quello senz'altro, ma nel caso del paziente che viene nutrito a domicilio con una nutrizione artificiale, io mi sento di fidarmi assolutamente di queste aziende che lavorano per essere di aiuto a chi ne ha bisogno. Quindi, per carità, non abbiate questo timore e invece fidatevi di alimenti che sono di sicuro supporto al nostro caro. Bene,
Dottoressa, allora noi ci fermiamo nuovamente per rientrare nell'ultima parte con le domande dei nostri pazienti, famiglie e tutti i radioascoltatori. La radio che fa bene a chi l'ascolta. Sei su Radio Isab. Sei su Radio Isab. Io sono ancora vivo. Ultima parte insieme alla dottoressa Bosco per porre delle domande che ci sono arrivate tramite il nostro numero 371-4814-966, ma anche sui nostri canali social, dove tutti i pazienti in Italia hanno visto la locandina dell'evento, che era quello di oggi di Mondo SLA, che stiamo parlando di alimentazione e nutrizione dei pazienti dalla diagnosi alla PEG. Maria ci scrive: dottoressa, quali sono i motivi che in certe situazioni mi fanno stare gonfia con l'alimentazione artificiale? Intanto bisogna vedere se la signora assume una posizione giusta per l'alimentazione, se è seduta, se è una posizione di almeno 30-40 gradi, perché altrimenti è proprio difficile che avvenga nella maniera più fisiologica possibile, perché altrimenti questo succede anche con una persona che si alimenta per bocca, e la stessa cosa deve avvenire per chi utilizza la PEG, cioè bisogna stare in una posizione seduta o semiseduta, quindi minimo 30 gradi, ma almeno 40 gradi, insomma, cioè questo va bene. Poi mantenere questa posizione fino a tre quarti d'ora, meglio un'ora, dopo la fine del pasto. Altro problema è la valutazione del ristagno gastrico, che andrebbe fatta ogni massimo 5 ore, e dall'aspirazione del contenuto non dovrebbe venire fuori più di 100 ml, altrimenti bisognerebbe rivedere un attimino anche la velocità di somministrazione. Bisogna vedere se la sonda è pervia, per esempio, prima di iniziare l'alimentazione, e soprattutto, questo non ce lo dimentichiamo, ma i familiari sono sempre ottimamente istruiti, lavate la sonda con acqua gasata per tenerla sempre pulita. Questo è importante, è molto importante. Io penso che sia l'importante è controllare che ci siano queste cose. Prima di tutto la posizione. Guardate, io ogni tanto vedo persone che non se la sentono di stare sedute e quindi mangiano quasi distese, cioè questa non è una cosa che va bene. Io spendo anche un attimo, veramente un minuto, per sollecitare i familiari a non assecondare. Io capisco il coinvolgimento, ve l'ho detto dall'inizio, cioè sono persone che portano il cuore, però per favore non assecondate desideri controproducenti soltanto perché poverino non se la sente. No, dovete invece essere voi di supporto per far prendere delle posizioni giuste, per favorire un'alimentazione come viene prescritta dal medico, quindi a quella velocità, con quella quantità millilitri ora, non accelerate, così dopo lui sta più o lei sta più libero, perché questo poi è controproducente per il ristagno gastrico e anche per una sensazione di pesantezza. Questo poi, non in ultima considerazione, porta il paziente a non alimentarsi successivamente perché è ancora pieno, e quindi noi praticamente, anche in una maniera involontaria, ci mancherebbe altro, ma andiamo a creare altre problematiche, perché la malnutrizione è l'ultima cosa che, anzi, è una cosa che non dobbiamo proprio favorire. Ci scrive anche Antonio, che si nutre con alimentazione artificiale, e ci dice che in certi periodi non riesce ad andare di corpo. Quali consigli? Questa, purtroppo, ecco, lo avevo anticipato anche prima, è un problema spesso presente, ed è spesso presente anche in situazioni in cui la nutrizione può essere espletata ancora per bocca. Nella nutrizione via PEG è forse un pochino più frequente. Allora, intanto considerare magari la possibilità di inserire una nutrizione che contenga
delle fibre. Le fibre che vengono utilizzate nella nutrizione enterale sono fibre vegetali indigeribili, però che aumentano la funzione dell'intestino, aumentano la massa fecale, facilitano il transito e quindi aumentano anche la frequenza dell'albo, quindi la progressione e la formazione, insomma, alla fine l'evacuazione. Queste fibre sono fondamentali perché sono fibre che sono costituite da polisaccaridi della soia generalmente, che hanno una scarsa solubilità ma hanno un'alta fermentescibilità, che significa, cioè, vengono metabolizzati dalla flora batterica da acidi grassi a catena corta. Questi acidi grassi, il maggiore acido grasso importante per importanza è l'acido butirrico, che è il substrato energetico, cioè è il nutrimento della cellula intestinale. Io adesso faccio questo preambolo perché, rispondendo ad Antonio, rispondendo ad Antonio, vorrei sottolineare l'importanza di un'altra cosa. Allora, l'enterocita, cioè la cellula intestinale, va nutrita, perché anche la cellula intestinale collabora al benessere, questo sia nel paziente con SLA sia nel paziente che non ha questa patologia o non ha altre patologie. Cioè, noi abbiamo tutti le cellule intestinali che, per svolgere le loro tantissime funzioni, non soltanto quella di preparare la massa fecale, ma vi assicuro sono tantissime le funzioni dell'intestino, e tra le tante a quella di formare appunto un quantitativo di feci che progredisce verso l'uscita, diciamo, in maniera più o meno facile. Allora, se ci sono le fibre, ok, ci sono le fibre, c'è un'alimentazione artificiale adeguata, benissimo, magari c'è anche una buona idratazione, perché non dimentichiamoci che il paziente comunque deve essere idratato, le feci devono essere idratate, quindi almeno un quantitativo di un litro e mezzo di acqua, anche sotto forma, insomma, di questi preparati, il paziente lo deve assumere. Bene, noi abbiamo un ambiente intestinale, cioè il microbiota, un ambiente formato da batteri, amici dell'intestino. Purtroppo nella SLA ci sono degli studi condotti, nella SLA c'è un aumento di batteri poco amici, mettiamola così, e questi batteri poco amici dell'intestino favoriscono tante infezioni, ma la peggiore delle quali è quella da Clostridium. Quindi io vorrei semplicemente suggerire una maggiore attenzione alla fornitura, insieme a questi ottimi preparati alimentari, cioè nutrizionali, di qualche microbiota. Io ho difficoltà spesso a dire: guardate, comprate, perché devono acquistarlo, niente di male, per carità, però magari non tutti possono, e quindi sarebbe un'attenzione in più per le famiglie avere la possibilità di dare al proprio assistito un probiotico, che è quindi un insieme di batteri che facilitano la creazione di un ambiente intestinale che, insieme alle fibre, insieme all'alimentazione, insieme a tutte queste attenzioni, sempre a favore della cellula intestinale, dell'enterocita, del coloncita, e finalmente creano la possibilità di evacuare in una maniera più o meno serena. È chiaro che noi gli sfinteri non vengono toccati dalla SLA, quindi se facilitiamo la formazione di una massa fecale, l'evacuazione potrebbe essere il più a lungo possibile e rimanere naturale o comunque facile, ecco, diciamo così. Questo che lei ha detto è importante sottolinearlo. Ultima domanda, Maurizio. Sì. Perché quando faccio lo svuotamento mi si abbassa la saturazione? Mistero. È un mistero, sì. Allora, la saturazione è di quanto si abbassa, sarebbe interessante sapere. E durante lo svuotamento c'è comunque una partecipazione, non dimentichiamo che i nostri cari affetti da SLA in qualche modo partecipano, non sono lì, non sono persone, sono
sono partecipanti per quello che possono, quindi lo sforzo che comunque viene richiesto anche durante lo svuotamento potrebbe darsi che abbassi per qualche piccolo secondo la saturazione a una minima percentuale. Non posso pensare che vada troppo giù, però penso che possa ascriversi soltanto a questo sforzo fisico. Perfetto, perfetto. Allora, dottoressa, lei è stata chiarissima, preparatissima, quindi le faccio veramente i miei complimenti, è molto professionale. Sicuramente i nostri pazienti e le nostre famiglie prenderanno di tutto quello che lei ha detto, sicuramente qualcosa da riportare nelle loro case, e poi se avranno ulteriori domande ci possono contattare al nostro numero WhatsApp. Io la ringrazio molto e la saluto e le auguro una buona giornata. Io ringrazio voi dell'invito, mi scuso se non sono stata esaustiva come avrei voluto e come forse qualcuno forse è stata voleva. Bravissima. Vi ringrazio molto. Io vi saluto e saluto le famiglie di questi pazienti, e veramente abbiate la forza e soprattutto non c'è bisogno che ve lo dica io, siate vicino, perché loro ne beneficiano sicuramente. Questa è l'assistenza domiciliare è un mondo meraviglioso che forse andrebbe un pochino più attenzionato e andrebbe considerato nelle varie necessità, perché anche nell'organizzazione bisognerebbe collaborare un pochino di più tra noi colleghi. Molti, io non sono in ospedale, molti sono in ospedale, quindi fanno veramente turni e cose, però il paziente con SLA, il paziente a domicilio in genere, ha bisogno di tanta assistenza, e anche i familiari hanno bisogno comunque di essere supportati, informati e niente, tenerceli vicino anche semplicemente con lo spirito, perché è importante anche questo. Grazie dottoressa, confermiamo. Grazie assolutamente tutto. Buona giornata. Buona giornata, arrivederci. Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi. Su Radio Isab, Mondo SLA. Mondo SLA. Con Lorenzo D'Andrea.